Chiedono di tornare a lavorare i dipendenti della Sabino Esplodenti di Casalbordino, chiusa dal 23 dicembre scorso, giorno in cui un'esplosione è costata la vita a tre operai, Carlo Spinelli, Nicola Colameo e Paolo Pepe. I lavoratori dell'opificio, che si occupa anche di smaltimento di materiale esplosivo, sono in cassa integrazione. L'INPS infatti ha accordato il sussidio per 15 settimane, innalzandolo dalle 11 inizialmente previste e dunque fino al 17 di aprile prossimo. Una notizia, quella comunicata ieri dalla deputata 5 Stelle Carmela Grippa, che rende solo meno amara la Pasqua di 80 famiglie che chiedono alla magistratura, che ha posto sotto sequestro l'area e che sta portando avanti le indagini per appurare eventuali responsabilità per la tragedia di dicembre, di poter tornare al lavoro. Ci sono 80 famiglie che devono dare delle risposte alle banche, abbiamo degli affitti, dei mutui e quant'altro. Figli piccoli, figli all'università, rette mensili universitarie, abbiamo tanti impegni e queste famiglie non devono essere lasciate solo. La nostra azienda ha perso già due grandi commesse, che ne vale il futuro della nostra azienda con paesi extraeuropei? Però se si protrae ancora questo silenzio, questo ritardo dello sblocco, del dissequestro della nostra azienda, molto probabilmente da qui a un mese non abbiamo più modo di esistere. Quindi chiediamo a chi deve giudicare, a chi di dovere, di venirci incontro e di pensare che non siamo famiglie fantasma, siamo 80 famiglie che abbiamo bisogno di questo lavoro. Intanto il medico legale Pietro Falco ha terminato la sua perizia a seguito delle autopsie sui corpi degli operai uccisi dall'esplosione. La relazione è stata consegnata ai magistrati della Procura di Vasto. Sui corpi delle vittime sono stati condotti diversi esami, sia radiologici che tossicologici, alcuni ripetuti anche alla presenza dei carabinieri del RIS.